Allora, in primo luogo ringrazio i colleghi consiglieri che mi hanno preceduto nelle loro esposizioni, perché devo dire che ci hanno dato numerosi spunti di riflessione rispetto a quello che è il tema dell'istruzione, della formazione della scuola nella nostra città, ma anche nella nostra regione e nel nostro Stato. In particolare per ciò che concerne diciamo, la ragione che in primis ha spinto i consiglieri a presentare la loro mozione, ovvero sia l'allarme rispetto alla possibilità di chiusura dei corsi serali, non posso che rimarcare quella che a mio avviso è il ruolo cruciale dei corsi serali nella nostra città. Un ruolo cruciale per diverse ragioni. In primis perché purtroppo non devo io ricordare a quest'Aula quanto siano elevati i tassi di disoccupazione dei giovani, non solo dei giovani iglesienti, e quanto elevati siano le percentuali di cassa integrati. Per cui oggi mantenere in vita l'istituto alberghiero serale qua di Iglesias rappresenta un'opportunità di riqualificazione professionale e di ricollocazione professionale per quei soggetti coloro i quali sono stati espulsi dal mercato del lavoro, ovvero che non sono mai entrati, ahimè, all'interno del mercato del lavoro. Allo stesso tempo, lo dicevamo anche ieri nel corso della manifestazione che si è tenuta a sostegno dell'Istituto Serale Alberghiero, io credo che il ruolo dei politici sia quello di essere visionari, ovvero quello di avere la capacità di immaginare una realtà che oggi non esiste, ma che domani può dare una risposta ai problemi dei cittadini. Allora, in tal senso, io credo che investire nella formazione in ambito turistico rappresenti per la nostra città l'opportunità di crearsi quasi una seconda, se non una terza vita, posto che ritengo che si debba comunque lottare per le vertenze che sono aperte in ambito industriale nel Sulcis Iglesiense. Allo stesso tempo, posto che chiaramente anch'io supporto questa battaglia, questa causa della difesa dei corsi serali, non possiamo non rilevare come questo problema, questa ipotetica possibilità di tagli contro la quale ci stavamo scontrando, che dovrebbe essere scongiurata vista la circolare ministeriale 63 del 2011, però prima di cantar vittoria aspettiamo a vedere gli organici di fatto. Allo stesso tempo però non possiamo fare alcune riflessioni in merito a quelli che sono i temi dell'istruzione a livello regionale e a livello nazionale. Per ciò che concerne il livello regionale, poc'anzi il consigliere Scano citava il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007, quindi di Fioroni, che istituiva i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Ebbene, eravamo nel 2007, quest'anno il 30/12/2010, in una delibera di giunta regionale, la delibera 47/67 del 2010, nell'allegato A che dettava le linee guida per il dimensionamento, per la definizione del piano di dimensionamento scolastico, si parlava della necessità di favorire l'istituzione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Oggi siamo a fine luglio del 2011 e ancora questi centri provinciali per l'istruzione degli adulti non sono stati istituiti. Peraltro, cosa che diventa sempre più gravosa e direi anche colposa, siamo una delle 6 regioni dello Stato italiano, come ci ricordava il consigliere Scanu, che ancora non si è attivata in tal senso. Ma non solo, io vorrei fare anche alcune osservazioni in merito alla politica economica che proprio in materia di istruzione sta seguendo il nostro governo regionale. Noi sappiamo che a livello nazionale la scuola è vittima di tagli gravosi. E allo stesso tempo nel 2009 la nostra regione si è contraddistinta per un accordo, l'accordo Bayre-Gelmini, in base al quale 20 milioni di euro che teoricamente sarebbero stati destinati alle scuole per progetti finalizzati a combattere la dispersione scolastica e a sostenere l'autonomia organizzativa e didattica in favore degli studenti e agli alunni con disabilità sono stati appunto sottratti da questi oggetti di finanziamento per essere destinati ai precari. Ora, posto che è chiaro che anch'io sono con i precari nella loro battaglia, nella difesa dei loro diritti, però allo stesso tempo dico che la Regione Sardegna deve mantenere ferme le proprie prerogative e non deve andare a tappare i buchi che lo Stato italiano crea, anche perché questo caso di questo accordo è l'unico
che sia stato raggiunto in Italia, mentre altre regioni, come per esempio la Lombardia, come per esempio la Sicilia, sono riuscite ad ottenere dal ministro Gelmini stesso dei fondi per andare a coprire gli stessi buchi. Allo stesso tempo abbiamo parlato del valore cardinale dell'istruzione per consentire ai nostri studenti, giovani di oggi, adulti di domani, di raggiungere i massimi livelli dell'istruzione e di essere poi dei lavoratori competitivi sul mercato del lavoro europeo. È stata menzionata anche la strategia dell'Unione Europea, Europa 2020. Bene, anche su questo qualcosina da dire, su quelle che sono, permettetemi l'inglesismo, le performance degli studenti sardi in ambito europeo, pure su questo occorre fare una riflessione. Ebbene, anche qui, nel 2009 c'è stato uno studio, come periodicamente accade, lo studio OCSE PISA, che è uno studio che deve valutare e comparare tra loro le performance degli studenti italiani con quelle degli altri paesi dell'OCSE. Oltretutto l'analisi non si ferma al dato italiano, ma poi viene scorporata al dato regionale. Ora, posto che già gli studenti italiani rispetto al resto del mondo se la cavano piuttosto male, perché siamo 22, le competenze che vengono valutate sono 3, lettura, matematica e scienze. Gli italiani sono 22esimi in lettura, 28esimi in matematica, 26esimi in scienze, sempre sotto la media OCSE. E allo stesso tempo, se l'Italia ha un indicatore in lettura pari a 486, questo è il dato medio, l'Italia, la Sardegna è a 469. In matematica l'Italia ha un dato medio del 483, la Sardegna si colloca a 456. Va meno peggio in scienze quando l'Italia ha un dato medio di 489 e la Sardegna 474. Siamo sempre sotto la media, ma almeno la distanza non è così elevata. Allora, perché dico questo? Perché poco fa parlavamo della necessità di stanziare dei finanziamenti a livello regionale a sostegno di quei progetti finalizzati a combattere la dispersione scolastica, che in Sardegna e nel Sulcis Iglesiente sono elevatissimi, e per sostenere le autonomie organizzative didattiche. Ora, con dati così allarmanti, io credo che l'opportunità di far scippare delle risorse e destinarle ad altro non sia veramente il caso, perché questo significa che la nostra scuola, che oggi non sta formando, già oggi con i dati che avevamo, non stava formando degli studenti che potessero competere con il resto dell'Europa, in seguito a questo scippo lo sarà ancora meno. E allora, sempre parlando di questi finanziamenti necessari per combattere la dispersione scolastica e sostenere l'autonomia organizzativa, dico e informo quest'Aula che mentre nel 2009 ci siamo fatti scippare questi 20.000 euro per destinarli ad altro, nel 2008 attraverso la delibera 51, prima c'era stata la delibera 56, la delibera 47, 30 milioni di euro erano stati destinati a cercare di colmare questa distanza che esisteva tra gli studenti sardi, il resto d'Italia, ma soprattutto il resto del mondo. E allo stesso tempo, perché per contestualizzare il dato a livello iglesiente, perché come diceva bene la consigliera Cicilloni, questi sembrano problemi di un'aula parlamentare, in realtà sono i problemi con i quali si scontrano gli studenti iglesienti ogni giorno e con gli studenti loro genitori e con studenti e genitori coloro i quali gestiscono le scuole cittadine. Ecco, parlando di delibera 51, 698.925 euro erano stati destinati alle scuole iglesienti, soldi che oggi non ci sono più. Quindi anch'io ho seguito chiaramente con passione l'ultima campagna elettorale. E mi ricordo, oltre che questa costante attenzione al tema della famiglia, anche una costante richiamo del fatto assolutamente veritiero che ci fosse una continuità tra il candidato sindaco e quella che è la giunta regionale. Allora io proprio in virtù di questa continuità chiedo che ci siano degli interventi e dei provvedimenti che consentano agli studenti iglesienti di avere delle risorse finanziarie stanziate dalla regione Sardegna che consentano appunto loro di avere delle scuole qualificate e di non avere una formazione di serie B. Quindi questa è la mia richiesta, insieme alla necessità urgente che ci sia l'attivazione dei tavoli di concertazione, ma soprattutto di un piano di dimensionamento scolastico che ci porti finalmente ad avere i CPA, un CPA magari da collocarsi proprio in quella sede che era stata indicata appunto prima nel 2009 e poi nel 2010 dalla precedente amministrazione comunale. Non lasciamoci sfuggire quello che di buono è stato fatto, rimarchiamo il diritto della nostra città, della città di Iglesias,
di essere sede di un CPA, perché l'opportunità di formazione che daremo, che regaleremo, ma non è un regalo perché se la pagano con le tasse, ai nostri cittadini di trovare degli sbocchi altri rispetto a quelli che altri settori industriali, per esempio, gli hanno negato, è necessario che gli venga offerta da altre strade. Quindi queste sono le mie richieste e vorrei chiudere con una riflessione, collocando la mia riflessione appunto sul tema dell'istruzione a livello nazionale, citando le parole di Piero Calamandrei del 1950, che sembrano distanti, ma in realtà a me così distanti non sembrano. Si diceva nel 1950 in un discorso pronunciato all'Associazione a difesa della scuola nazionale: facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza, non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggio per i manipoli, ma vuole istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza, in quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora il partito dominante segue un'altra strada. È tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private, non tutte le scuole private, le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private, cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori, si dice, di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche, alle scuole private, a quelle scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tenere d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi: rovinare le scuole di Stato, lasciare che vadano in malora, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni. Ecco, io non credo che quello che sta succedendo in Italia non sia molto diverso da quello che Piero Calamandrei descriveva nel 1950. Quindi, con un appello alla difesa della scuola pubblica, lascio la parola al Presidente. Grazie. Grazie Presidente. Allora, devo dire che l'intervento della consigliera Ciciloni mi ha tolto molte delle parole che avevo che pensavo di dire. In particolare, in testa, questo cognome porto e questo mi tengo. Comunque un passaggio sulla necessità di saper incardinare dei problemi che sono locali su una sfera generale, visto che questo è un luogo in cui si parla di politica, io credo che insomma, è una cosa di cui non ci dovremmo privare, per cui sono convinta del fatto che quando dei provvedimenti di carattere nazionale si ripercuotono sul tessuto locale, non si possa fare a meno di menzionarli, questi processi che hanno determinato l'effetto. Sono dei rapporti di causa-effetto, quindi noi partiamo dalla causa e valutiamo l'effetto. Un ulteriore passaggio che mi sento di fare è in relazione ai CPA. Perché lungi dal voler affermare che l'assessore Emiliano non ha fatto niente, perché questo non era la nostra volontà, però quello che stavamo rimarcando è l'importanza e la necessità che il processo di dimensionamento scolastico, la regia del quale è nelle mani dell'assessore regionale, che poi determina l'istituzionalizzazione dei CPA, venga portato avanti. Per cui quello che noi diciamo è che l'effetto del possibile taglio dei corsi serali nasceva dal fatto che l'istituzionalizzazione dei CPA non aveva avuto luogo in Sardegna e in altre 5 regioni. Quindi quello che io ritengo e reputo importante è che, poiché la regia di questo processo è in capo all'assessorato regionale alla pubblica istruzione, ecco, quest'aula, che per me in realtà ha un valore grandissimo anche sui temi della scuola e sui temi del piano di dimensionamento scolastico, si faccia portatrice dell'istanza di diventare il comune soggetto proattivo nei confronti
confronti della Regione e porti avanti questo processo di dimensionamento scolastico, ascoltando chiaramente gli enti che poi devono partecipare al processo, che sono il Comune, che sono la Provincia. Però questo ci tenevamo a rimarcarlo, era la necessità di sottolineare che i CPA, se non c'è l'istituzionalizzazione da parte della Regione che ne ha la competenza, non si possono avviare. Quindi, poiché questo processo deve concludersi nel 2013, questo era quello che stavamo rimarcando. E quindi io dichiaro, insomma, il mio voto a favore di questa mozione, fatto salvo poi la necessità di questi piccoli accorgimenti e modifiche.